La smerigliatrice angolare, nota anche come flessibile o flex, è un utensile portatile di impiego manuale. Viene utilizzata con dischi abrasivi di diversi materiali e diverse geometrie per asportare bave, pianare saldature e tagliare pietra, metalli o legno. Per l'utilizzo della smerigliatrice angolare è obbligatorio l'utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuale: tuta da lavoro, maschera per la protezione da polveri di media tossicità, scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato in acciaio e suola antiscivolo, otoprotettori, cuffie, archetti o tappi, da selezionare in base ai livelli di rumore rilevati, occhiali di protezione con lente unica panoramica e protezione laterale, guanti antitaglio, abrasione e perforazione. Quando si utilizza la smerigliatrice angolare, inoltre, è necessario avere un abbigliamento idoneo, in particolare che non permetta impigliamenti con gli organi in moto, quali sciarpe, bracciali o maniche lunghe slacciate. Come tutte le attrezzature elettriche, la smerigliatrice deve essere marcata CE e dotata di doppio isolamento delle parti attive. I rispettivi simboli devono essere visibili sul corpo dell'attrezzatura. Inoltre, come tutte le attrezzature da lavoro, deve essere accompagnata da un libretto d'uso e manutenzione, su cui sono riportati tutti gli accorgimenti di utilizzo e di manutenzione necessari. Prima di ogni utilizzo è sempre necessario verificare lo stato di integrità dell'involucro esterno e del cavo di alimentazione e controllare lo stato di efficienza, di integrità e usura del disco che si dovrà utilizzare. I dischi hanno una data di scadenza. Prima dell'utilizzo accertarsi che non sia stata superata. La velocità nominale del disco che si utilizza deve essere almeno equivalente alla velocità massima contrassegnata sull'utensile. Verificare l'integrità e il corretto posizionamento del carter di protezione del disco, che non va mai rimosso. Il diametro esterno e lo spessore del disco devono corrispondere ai limiti di capienza dell'utensile. I dischi di dimensioni errate possono non essere protetti o controllati adeguatamente. Verificare che il disco sia correttamente montato e ben serrato. Prima di iniziare il lavoro, allontanare dall'area di lavoro il personale non addetto o comunque non dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale. Se necessario, delimitare l'area di lavoro. Verificare che l'area sia pulita e priva di ostacoli. Se è necessario utilizzare una prolunga elettrica, srotolarne completamente il cavo per prevenire possibili surriscaldamenti. Verificare sempre la posizione del cavo di alimentazione, che non deve intralciare le vie di transito. Per il collegamento elettrico, utilizzare solo prese corrispondenti al tipo di spinotto presente sull'attrezzatura. Non azionare mai la smerigliatrice durante il trasporto. Non avviare l'utensile in luoghi chiusi o poco ventilati, in presenza di liquidi, polveri, gas e altri elementi infiammabili o esplosivi. Utilizzare la smerigliatrice impugnandola saldamente con due mani nelle posizioni previste dal costruttore. Per la lavorazione di pezzi piccoli, fissare gli stessi in posizione con una morsa. Nel lavoro mantenere la smerigliatrice in modo che la scia di scintille o la polvere di abrasione siano dirette lontano dal corpo. Nei lavori di sbavatura è sufficiente inclinare la smerigliatrice di 15-20 gradi rispetto al pezzo da lavorare. Mantenere l'attenzione e lo sguardo sul pezzo che si sta lavorando, non distrarsi. Al termine del lavoro, non appoggiare mai la smerigliatrice prima che la rotazione del disco si sia completamente arrestata. Durante le pause di lavoro, interrompere sempre l'alimentazione elettrica. Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono avvenire a macchina ferma e con la spina staccata. Al termine dell'utilizzo, verificare che l'utensile non abbia subito danneggiamenti durante l'uso prima di riporlo.